9 e in diretta e 45 in registrazione. Molto bene. Però ecco, spicca però in realtà, i 26 esatto. I live della partita del classico. Il live siamo alto. Sì. Esatto, molto, esatto, molto 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 alto. Vediamo che... Vabbè, noi stiamo puntando al sole, diciamo. Speriamo che per colpa di Luca non ci dobbiamo fermare alle stelle. No, io comunque... penso di no, insomma, si sta comportando abbastanza bene, insomma, sì. Voglio dire, ha ricevuto bravo anche bravo bravo dei, insomma dei ciao o no va ciao. Bene, allora io direi di fermarci un attimo in attesa eventualmente di contattare il nostro caro amico Massimiliano Callalile. Esatto. E non ho capito se Mimmo Morelli rimarrà qua ancora per molto. Io penso di sì, Mimmo Morelli c'ha potrebbe farci un punto sulla partita appena trascorsa. Sì, in effetti potrebbe anche farlo. Allora facciamo così, mettiamo una musica. Abbiamo piccolo spazio, pubblicità. Un attimo, la regia non ci sono io, c'è Mimmo Morelli che come al solito alla console. Che è lì alla console. Allora, ditemi che cosa dobbiamo fare, se mandare la musica o lo stacco pubblicitario. Allora, abbiamo lo stacco pubblicitario? Non riusciamo a capire perché la regia ci batte un colpo, no, per favore. Okay. Va bene. Allora, dobbiamo rimanere un attimo in secondo, un altro po' in linea, in diretta. Allora io ne approfitto per dirvi che al minuto 92esimo ad Elche nella Comunità Valenziana c'è ancora 0-0 tra Elche e Athletic di Bilbao. Che è finita pubblicità. ZTL. Ecco la pubblicità, ci sentiamo a spasso. Non si sente. Insomma, che dire? Ma porco Dio che stavo. E stavo listo dalla regia, abbiamo qualche. Vediamo questo se sente. Vediamo un po'. Ecco. Ottimo. Nuova Audi a 3 Sportback. Mi riuscirò a pensare. Audi. Bene, torniamo in studio e adesso dopo questo piccolo stacco pubblicitario ci abbiamo i grandi, fantastici, stupendi Dire Straits con Satan on Swing. Ok, let's have a go at the single. It's a song about a jazz band, partly. A song called The Sultans of Swing, because the band, that's what the band was called, Sultans of Swing. Ok, let's do it. Get a shiver in the dark, it's raining in the park. Meantime, out on the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double form time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of rain to hear the jazz go down. Competition in other places. Yeah, but the horns would blow that sound. Boy. Way on down south. Way on. Rhythm, he doesn't want to make it cry or sing.
gets up under the lights with that thing. And Harry doesn't mind if he doesn't think to see. He's got a daytime job. Saving it up for Friday night with the Sultan, with the Sultan song swing. Get a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressing their back. Presente all'entrata e puoi iniziare a fare la spesa.
È molto semplice. Il tuo smartphone riconosce il codice a barre del prodotto che puoi acquistare e tu puoi decidere se comprarlo, comprarne più di uno o annullare l'intera operazione. Puoi sempre tenere sotto controllo la lista degli articoli che hai comprato e decidere quando vuoi se annullare o meno l'acquisto di un prodotto. Ah, mentre facevo la spesa mi ha chiamato mia madre, ho aggiornato il calendario e ho mandato una mail. E l'app Salvatempo ha continuato a funzionare. Un'altra funzione molto utile è la lista della spesa, che ti aiuta a non dimenticare niente. Una volta finito vai alla cassa, inquadri il codice a barre predisposto, paghi e ti viene rilasciato lo scontrino fiscale. Fare la spesa è stato pratico, più veloce del solito, e mi sono anche divertito. Benissimo! Il latte dov'è? La Coop, sei tu. Bene, bene, rientriamo in diretta a Peña Blogna Roma, Radio Barza Roma. Allora, caro Luca, in attesa che ci colleghiamo, ritornando al discorso, oggi, adesso su Mundo, sul portale di Mundo, dice Luis Enrique la amenazzatora, che significa, come la possiamo tradurre questa cosa in italiano, l'ombra non assassina, ma comunque sia che l'ombra inquietante, che, inquietante, bravo, che di Martino, candidato a essere allenatore del Barça nell'estate e poi rimpiazzare il Tata nel futuro, Lucio torna a casa per complicare la Liga allo Scules, cioè al Barça. Speriamo di no, speriamo che vada tutto bene domani sera, anzi ne siamo convinti, però non, a me personalmente lui l'anno prossimo non mi dispiacerebbe, caro Luca. So che a te sì, però... abbiamo, no, ma a me sinceramente, ripeto, il discorso che facevamo nella, se non mi ricordo, due puntate precedenti al Barça, che cosa ha intenzione di fare la dirigenza? Continuare su un percorso totalmente innovativo al Barça e quindi puntare ancora su allenatori che non provengono dal mondo Barcellona, oppure ritornare alla tradizione e quindi riprendere un Joan Cruyff o un Luis Enrique? Sta tutto qui, è questo il dilemma, e purtroppo questa dirigenza non può risolvere questo enigma nel breve periodo, anche perché è parecchio incasinata e priva un pochino di credibilità. Ma Liverotti fa segno dall'acquario, che cosa stai dicendo, Pietro? Non riusciamo a capire. Ci sono grazie. Ci avvertono dalla regia che forse riusciamo ad ottenere un collegamento telefonico con Massimiliano Cannavire. Però nel frattempo andiamo avanti con la trasmissione, Pietro. Che cosa volevi raccontarci? No, nulla, che questa partita in realtà, per quanto molti sono contenti del risultato, io non lo sono, perché ricordiamo comunque il primo gioco, il primo gol fatto dalla Roma. Luca, tu l'hai visto molto bene. Lo definiresti un fuorigioco? Sì, obiettivamente destro è in fuorigioco. Quindi allora... c'è da dire che per il guardialine e l'arbitro è molto difficile vederlo, perché si tratta di un incrocio a grande velocità, però il fuorigioco c'è, è in dubbio, è assolutamente in dubbio, è solare. E... quindi noi saremmo dovuti partire da un 1-0? No, noi saremmo dovuti partire da un 2, se proprio vogliamo parlare, compensa il rigore che non c'è stato dato, che è solare su Maicon. Solare? Sì, è solare. Certo. Solare. È solare. Un rigore solare. Il fallo è netto, non si capisce come Bergonzi non abbia potuto fischiare. Poi... invece un'altra domanda, Luca, ma vorrei un attimo, parliamo un attimo del Toro. Il portiere del Toro ha fatto delle grandi Padelli, è giovane. Ha fatto giovane, parliamone. Se non mi ricordo male dovrebbe avere intorno ai 28 anni. Non è nonno Ballotta, però non è neanche così giovane. Pietro, qui sta dimostrando la tua ignoranzietà. Perché del non mondo è giovane? Del calcio. Ma come parla questo? Qualcuno battuta. Non ha, qualcuno invece non ha.
perché non conosce il vocabolario, che a volte può sembrare peggio, non si vuole fare l'insaccente e non capisce quando uno sta scherzando. Ma esplicito meglio la tua ignoranza del mondo del calcio italiano, perché come tu ben